Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di quello di YouTube. Oggi siamo qui per una recensione dei giochi che usciranno a breve in questo 2019. Ma bando alle ciance, vediamo quali sono. The Elden Ring, la nuova opera di From Software diretta da Miyazaki. Il titolo, come sappiamo, è stato ideato in collaborazione con George R.R. Martin, scrittore di molti racconti fantasy, in particolar modo Le cronache del ghiaccio e del fuoco, che hanno dato vita alla famosa e ormai conclusa finalmente serie TV Il Trono di Spade. Elden Ring ha però ricevuto solo un breve teaser che ci ha permesso di scoprire il mod dell'opera, ma non molto altro. Fortunatamente Miyazaki stesso ha deciso di svelarci qualcosa già da ora. Per iniziare, ha affermato che The Elden Ring è un gioco di ruolo d'azione in terza persona con un'ambientazione fantasy. A livello di gameplay è pesantemente basato su Dark Souls. Questo però non significa che si giocherà allo stesso modo. Elden Ring è infatti un open world e proporrà ambienti vasti, di conseguenza il modo di combattere sarà profondamente diverso. Miyazaki ha spiegato che il mondo di Elden Ring creerà situazioni molto diverse nel corso delle battaglie. Inoltre, ha permesso al team di creare nuove regole per l'esplorazione, oltre che per la narrazione. Per quanto le aree dei precedenti giochi di Miyazaki siano alle volte grandi, soprattutto nel recente Sekiro, Elden Ring sarà molto più vasto e aperto e sarà possibile muoversi con un cavallo e trovare nemici mentre lo si cavalca. Miyazaki, prima di approcciarsi a questo nuovo gioco, ha studiato vari titoli open world, ma ha affermato che non ce n'è uno in particolare che possa considerare fonte di ispirazione. L'obiettivo non è riprendere qualcosa di già visto, ma creare un open world in stile From Software. Questo vuol dire che rimarranno i grandi e mortiferi boss contro i quali ci divertiremo da anni a combattere. Per ora non sappiamo quando sarà disponibile Elden Ring, ma l'attesa sarà di certo difficile, breve o lunga che sia. Cyberpunk 2077. In primis, Night City si propone come una delle città più vive, pulsanti, dinamiche, amalgamate mai viste in un videogioco. Camminando per i vicoli di un piccolo quartiere trasandato, ci si accorge ben presto che tutto quello che ci circonda è animato da un'intelligenza artificiale che sembra veramente godere di vita propria. Gli abitanti interagiscono fra loro, con noi, con tutto quello che li circonda. Mezzi di trasporto che sfrecciano in mezzo al traffico, rumori di negozianti che maneggiano le loro merci, luci intermittenti e malfunzionanti che creano un'atmosfera credibile e magnetica. Insomma, in poche parole, Night City sembra una città vera e la direzione artistica del mondo di gioco contribuisce a conferirgli quell'anima da bella e dannata che è semplicemente sensazionale. La riproposizione del mondo cyberpunk è perfetta, ogni virgola è al posto giusto e anche per questo le azioni e reazioni dei protagonisti sono di grande credibilità. Dopo una parte che si potrebbe definire esplorativa, si passa all'azione. Qualora ci fossero dubbi, ci viene chiarito che in Cyberpunk non sarete legati ad una singola classe, bensì potrete costruire la build che preferite. Potete essere dei ninja che amano bypassare la rete, oppure delle macchine mortali che contano solo sulla forza bruta, oppure entrambe le cose, oppure un'altra cosa ancora. Anche qui la libertà sembra sconfinata e il contesto narrativo e artistico impreziosiscono tutto. A proposito di narrativa, è evidente che uno degli obiettivi di Cyberpunk sia raccontare una grande storia. Ogni personaggio con il quale interagiamo gode di una sua personalità e i dialoghi a scelta multipla influenzeranno lo scorrere degli eventi. Non è tutto, perché la backstory del nostro personaggio, selezionabile all'inizio gioco, darà accesso a risposte diverse che concederanno situazioni differenti. Nella speranza di avervi trasmesso quanto possa essere importante questo gioco per il mercato e per il genere di appartenenza, ci tengo a ribadire una cosa. Cyberpunk non inventa nulla, ma eleva a perfezione tutti gli elementi classici dei GDR, ambienti di gioco, gameplay, storia, caratterizzazione, possibilità di scelta, comparto artistico. Tutto sembra viaggiare su livelli mai raggiunti prima e mai come in questo caso posso dire di essere stato attratto da quello che ho visto. Cyberpunk 2077 arriverà ad aprile 2020, data nella quale CD Projekt, dopo The Witcher 3,
potrebbe lasciare un'altra impronta indelebile nell'industria dei videogiochi. Staremo a vedere, ma è indubbio e le premesse guardano tutte in quella direzione. Altrettanto attesa e interessante è l'uscita di Star Wars Jedi Fallen Order. Nell'intervista pubblicata sulle pagine della rivista PlayStation si parla del nuovo gioco ambientato nell'universo di Guerre Stellari, dichiarando qualche informazione importante sul nuovo titolo in lavorazione presso gli studi di Electronic Arts e Respawn Entertainment. In particolare si è definito che il sistema di combattimento che sarà possibile trovare in Star Wars sarà in modo del tutto simile a uno già incontrato in questi ultimi periodi. Il combat system, infatti, che incontreremo si avvicinerà molto a quello presentato nell'ultimo gioco sviluppato dai ragazzi di From Software, ovvero Sekiro. Il creatore ha affermato che si tratta di un combattimento ponderato, dove è fondamentale riuscire a capire l'esatto momento per poter attaccare il nemico e poterlo così sconfiggere. Oltre al sistema di combattimento, il director parla anche del viaggio che il personaggio principale farà durante il corso della narrazione del gioco. Dato il passato con EA Games, la cancellazione di alcuni giochi incentrati su Star Wars, gli occhi di tutti sono puntati adesso su questo nuovo gioco e sicuramente i fan si aspettano molto da Star Wars. Speriamo che sia all'altezza. Doom Eternal. Frenetico, adrenalinico, violento, immortale. Iniziata l'anteprima, si mette subito tutto in chiaro. La trama c'è, la narrazione è presente, ma è solo un pretesto per uccidere centinaia di demoni e sfogare tutta la rabbia. Entrati in azione, esplode tutto lo straordinario gameplay tipico della saga. Cominciamo a sparare a qualsiasi cosa si muove, cambiamo armi, utilizziamo il lanciafiamme e il lanciagranate da spalla, facciamo a pugni, imbracciamo la motosega per ottenere munizioni. Insomma, l'azione è veloce, non c'è un attimo di pausa, i nemici escono da tutte le parti. Oltre a tutto questo, le armi hanno sia un fuoco primario sia secondario, come nel predecessore, ed è possibile variare approccio un'infinità di volte. Seppur sia un FPS nudo e crudo, id Software ha lavorato sapientemente sul level design, dando vita a sezioni platform davvero ispirate. Ora, Doomguy può arrampicarsi su determinate zone, eseguire scatti in avanti in aria, darsi la spinta su sbarre d'acciaio sospese e saltare ancora più in alto. Doom Eternal è bellissimo da giocare, quanto da vedere. Tecnicamente il gioco di id Software mostra i muscoli sia per un comparto grafico notevole sia per una fluidità senza pari. Il gameplay è semplicemente perfetto, la parte tecnica è sontuosa, il level design sembra strabiliante, le musiche fanno sempre gasare e soprattutto, per quello che si è visto, ha una componente artistica incredibile. Insomma, novembre è ancora lontano, ma speriamo arrivi un po' presto, solo per quest'anno. Altro annuncio che ha attirato la mia attenzione è The Peterson Case, un nuovo titolo horror con alieni ambientato nella Roswell del 1947, poco dopo il famoso incidente che vide un pallone sonda nella United States Air Force schiantarsi al suolo. Il protagonista dell'avventura è il detective Franklin Reinhardt, che sarà impegnato ad esplorare una casa deserta e a risolvere il mistero legato alla scomparsa dei suoi abitanti. Il titolo è ambientato in una location molto vicina al sito dell'incidente UFO, e ben presto Reinhardt scoprirà che nell'abitazione si aggira un essere soprannaturale. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, The Peterson Case offrirà un mix tra horror, narrativa e puzzle avvincenti. Ma non è stata ancora comunicata una data di lancio. Annunciato con un trailer evocativo nel corso della conferma E3 Microsoft, Blair Witch è il nuovo progetto del team polacco Bluebird. Gli ultimi titoli della Software House sono stati Observer e la saga di Layers of Fears, ed anche in questo caso restiamo ovviamente dalle parti dell'horror.
Il racconto sarà meno evanescente e criptico rispetto a quanto visto nel secondo Layers of Fear, con una scrittura più attenta alla caratterizzazione del personaggio principale. La trama non sarà ispirata a quella del film, ed anzi il team rivendica una totale libertà creativa. Lionsgate si è mostrata ben disponibile a concedere spazio alle idee del team, ed il risultato è sembrato così convincente alla casa di produzione che tutti gli eventi raccontati nel videogame verranno considerati canonici, andando quindi ad arricchire la mitologia dell'ufficiale del franchise. A tale proposito potremmo comunque aspettarci qualche citazione ai vari lungometraggi ed ovviamente una forte consistenza sul fronte delle ambientazioni. Ci aspettiamo quindi che il gioco punti ad ingannare la percezione del giocatore, facendolo sentire sperduto e senza punti di riferimento e giocando su un senso dell'orrore squisitamente psicologico. Stando alle parole del team, Blair Witch sarà inoltre un titolo che richiederà un impegno più attivo da parte del giocatore, a differenza di tanti altri horror che si concentrano quasi solo esclusivamente sui jumpscare e le situazioni di tensione. In dotazione al protagonista ci sarà anche una torcia, il cui fascio sarà fondamentale durante gli scontri con altre oscure presenze che infestano i boschi di Maryland. Sappiamo che il titolo sfrutterà la Unreal Engine 4, ma non abbiamo nessuna idea di come si presenterà agli occhi dei giocatori. Le ambizioni di Blair Witch sono solide e il tempo di sviluppo è più che sufficiente per impacchettare un horror viscerale e destabilizzante. Ci sarebbero tante parole da spendere su questo titolo, ma lo faremo successivamente con la recensione vera e propria. Londra è sull'orlo del collasso. Nel periodo post-Brexit immaginato da Ubisoft, la società ha conosciuto un avanzamento tecnologico capace di sviluppare un'intelligenza artificiale così evoluta da automatizzare la vita quotidiana, sostituendo l'attività umana con quella robotica. Come conseguenza, la disoccupazione è aumentata a dismisura, mentre il mercato nero ha iniziato a proliferare. Per questo, in mezzo ai disordini generati da una massa scontenta, il governo ha scelto di ricorrere al pugno di ferro, attuando una forte repressione tramite una compagnia paramilitare chiamata Albion. Il nuovo capitolo della serie, dedicato al mondo dell'hacking, abbandona la numerazione cronologica per utilizzare un sottotitolo che diviene l'emblema delle sue intenzioni. Legion è infatti la legione, composta dalla popolazione londinese attraverso la quale scatenare una resistenza di proporzioni gigantesche, talmente grandi da sradicare le fondamenta della società. In Legion ci saranno 5 diverse linee narrative, ognuna con un proprio obiettivo ed è inevitabile che alcuni scambi di battute siano predefiniti. Nell'opera di Ubisoft, insomma, non esistono veri protagonisti, ma tanti attori che si muovono all'interno di un enorme palcoscenico digitale. Ciascun NPC sarà infatti dotato di una sua personalità, di una rete sociale, di un lavoro e di una routine giornaliera. Quando inizieremo l'avventura avremo a disposizione un ridotto manipolo di avatar e poi proseguendo man mano riusciremo ad ampliare la nostra crew di ribelli. Prima di vestire i panni di qualsiasi abitante, tuttavia, dovremmo prima convincerlo ad unirsi alla causa, soddisfacendo alcuni requisiti. Il feeling proposto del gioco è simile a quello già assaggiato negli scorsi capitoli e restituisce sensazioni ben note ai fan della serie. Sarà opportuno dunque osservare a dovere l'ambiente circostante, valutare le zone d'ingresso meno sorvegliate e quando la situazione si farà troppo movimentata, imbracciare le armi e massacrare chiunque si pari dinanzi ai nostri occhi, tramite un sistema di shooter abbastanza elementare ma efficace al punto giusto. Da rifinire, d'altro canto, la gestione dei duelli corpo a corpo, un po' grossolani sia per quanto concerne l'hitbox che per le animazioni. The Outer Worlds. Tra i titoli più attesi di quest'anno c'è anche The Outer Worlds, il nuovo gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment. Il mondo di gioco di Outer Worlds promette di offrire ai giocatori un ampio spettro di opportunità, sia in termini di storia che di gameplay. Innanzitutto non è previsto un vero e proprio sistema di gestione delle scelte morali. Le vicende narrate nel gioco saranno caratterizzate da una struttura lineare, ma sarà comunque possibile prendere decisioni e sperimentare le conseguenze nel corso della partita.
In buona sostanza, in The Other Worlds non è previsto un sistema rigido per indicare una decisione positiva o negativa, giusto o sbagliata. Viceversa, ci saranno una serie di alternative con esiti collaterali che potrebbero anche rivelare impreviste situazioni borderline difficilmente classificabili a priori. Obsidian intende mettere a disposizione del suo pubblico una serie di opzioni che rendano divertente e allo stesso tempo coerente il personaggio nel contesto in cui viene collocato. Il titolo terrà quindi traccia dei comportamenti del giocatore e si percepiranno le conseguenze di determinate azioni all'interno del mondo virtuale. Durante l'estesa intervista, gli sviluppatori hanno citato come esempio una missione prevista all'inizio dell'avventura, nel quale sarà necessario individuare un regolatore di potenza per la propria navicella. Chiunque dovrà necessariamente effettuare questa ricerca per proseguire oltre, ma i metodi per conseguire l'obiettivo varieranno a seconda delle proprie scelte operative. Sarà possibile fissare le competenze e abilità del proprio personaggio, ma anche scegliere l'approccio da prediligere per mettere fuori combattimento i nemici. Da questo punto di vista avranno una certa rilevanza alle tecniche stealth come alternativa al combattimento diretto. Sebbene gli sviluppatori non siano ancora sicuri di voler permettere ai giocatori di portare a termine l'intera campagna senza uccidere nessuno, in compenso hanno confermato che si potrà completare la propria partita decidendo di uccidere tutti quanti. Oltre ai servizi del combattimento, dell'azione furtiva e di abilità come la persuasione, sarà permesso ricorrere a uno stile di gioco basato sulla capacità di guidare efficacemente gli altri membri del party, sfruttando al meglio i loro specifici talenti. Aspettiamoci grandi cose. Make my body go. Make my body try.